colloquio ai cancelli d'ingresso dell'inceneritore per protestare contro la mancata convocazione di un tavolo interistituzionale tra governo centrale, regione, provincia e comune di Napoli, atto a discutere della questione Brossa. Ad inscenarlo questa mattina un'ottantina di disoccupati organizzati di Acerra che a partire dalle 9 hanno bloccato e impedito ai camion carichi di rifiuti di entrare e uscire dall'impianto in zona Pantano. I manifestanti chiedono altresì che Acerra sia fatta presto oggetto di bonifiche ambientali con ricadute occupazionali sul nostro territorio, sostengono. A tenere a bada gli animi infuocati la polizia e i carabinieri delle locali stazioni e il reparto antisommossa. I disoccupati rivendicano lo sblocco dei 7,5 milioni di euro fermi al Ministero da 3 anni. Terminata la protesta alle 12 circa, si sono poi riuniti in assemblea in attesa dell'esito dell'incontro tra alcuni delegati Brossa di Napoli e provincia ricevuti al Ministero del Lavoro a Roma.